Una carenza cronica di posti letto all'ospedale San Salvatore e non fa eccezione la pediatria dell'Aquila, un reparto di eccellenza che è anche un pronto soccorso pediatrico di tutto rispetto. Fatto sta che a causa di questo, in più di un'occasione è stato chiesto di far ricoverare i propri bambini ad Avezzano. È accaduto la scorsa settimana per un caso di broncopolmonite ed è accaduto ad una bambina che aveva necessità di un intervento chirurgico, altrimenti sarebbe stata parcheggiata addirittura in geriatria. Non ci sono posti, andate ad Avezzano, questo si sono risentiti rispondere dei genitori. Una carenza, dicevamo, che non è assolutamente una novità e che ripropone il problema della distribuzione probabilmente dei posti nel nosocomio aquilano. Il dramma è che molti utenti vengono parcheggiati in altri reparti, così accade anche al pronto soccorso. La situazione si aggrava nei periodi di ferie in inverno, quando sono sempre di più le richieste. 360 posti letto in totale ci sono nell'ospedale di San Salvatore, ma evidentemente sono mal distribuiti. I sindacati ormai insistono da tempo sulla ridistribuzione della pianta organica.